Conta solo la vittoria. Miglianico e Chieti non possono perdere terreno dalle rispettive concorrenti. Obiettivi diversi, ma poi a parlare è sempre il campo. I padroni di casa vogliono accorciare sulla zona salvezza. La capolista, per continuare ad essere tale, deve prendersi 3 punti, anche perché il San Buceto non demorde. Fischia il signor Petrov della sezione di Roma 1. Primi minuti bloccati, ma con il Miglianico che lotta su ogni pallone. Al nono, clamorosa palla gol per Polisena, che in contropiede salta Lonzi, temporeggia per piazzare il colpo del vantaggio, ma deve fare i conti con Ronzino che salva sulla linea. Si fa vedere il Chieti al 12esimo. Micci che sul sinistro respinge Ferrara, inizia a spingere la capolista. Toro da ottima posizione spedisce al lato. Al 27esimo il Chieti passa in vantaggio nel modo che non ti aspetti. Spazi aperti lasciati dal Miglianico, da Delgado a Toro, finalizza il solito Micci che 1-0 nero verde e partita sbloccata dopo alcune difficoltà. La risposta del Miglianico è sul tiro di Battista, che termina fuori di poco. Primo tempo che sembra andare agli archivi, ma nel recupero il direttore di gara valuta in maniera irregolare la deviazione in area di Cinquino. Calcio di rigore e sul punto di battuta va l'ex Marfisi, che spiazza Ferrara e porta il Chieti all'intervallo sul punteggio di 0-2. Nella ripresa, sugli sviluppi di una punizione di Battista, Di Muzio arriva prima di tutti, salva Di Lallo sulla linea, cresce la capolista, incornata di Toro che manda fuori di un soffio. C'è solo il Chieti. Delgado sguscia via 2 avversari, ma nell'uno contro uno cerca un improbabile pallonetto. Ferrara ringrazia. Alla mezz'ora tenta il solito Micci che, con la specialità della casa, destro a giro che si spegne sul fondo. È il preludio al gol. Toro va via sulla destra e pennella per Micci che ringrazia e piazza il 3-0. 12esimo sigillo in campionato per l'esterno. Una sentenza per la categoria di eccellenza. Nel recupero Orta calcia alto da ottima posizione. Triplice fischio e squadre negli spogliatoi. Il Chieti ottiene un successo prezioso che fortifica la prima posizione in classifica. Il Miglianico esce sconfitto dopo un primo tempo giocato comunque alla pari, al cospetto di una squadra qualitativamente superiore. Siamo qui con il mister del Chieti, mister Lucarelli. Oggi un successo preziosissimo e soprattutto vi permette anche di allungare sul San Buceto. Ma questo non lo so, i risultati dicono così, però l'obiettivo era quello di reagire subito al pareggio di domenica scorsa e credo che la squadra oggi si sia comportata benissimo e ha superato questo piccolo problema che comunque in casa rimane. I dati lo dicono, noi le ultime 4 partite in casa abbiamo fatto 5 punti e le ultime 5 fuori casa 15. In questo momento mi viene da chiedere alla società, ma loro già lo sanno, perché poi stanno facendo veramente dei sforzi incredibili per metterci in condizione di fare al meglio questo campionato, però credo che passi anche per cercare di giocare in un campo migliore almeno per le prossime partite, perché non possiamo mettere a rischio il campionato. La manutenzione è stata fatta, però in questo momento il campo ancora non è in grado di sostenere una partita e metterci nelle condizioni di esprimere la qualità che noi abbiamo, di tanti giocatori bravi che oggi si sono di nuovo visti in campo. La società ha fatto veramente tanti sforzi per allestire questa squadra, però sarebbe veramente un peccato portare questo campionato alla fine non avendo provato a cambiare terreno di gioco. Mister, un primo tempo giocato, come dicevamo, con Lucarelli alla pari. Vi è mancato il gol, soprattutto in occasione al nono minuto, salvataggio sulla linea da parte di Ronzino. Ma gli episodi, come ho detto sempre anche nelle altre circostanze, spostano la traiettoria di una partita e a volte anche di una stagione, ma non è tanto quello, perché quella è un'occasione, quello che ci ha spostato proprio la traiettoria sono state alcune decisioni anche un po' discutibili. Non faccio mai appello a questo, anche perché il Chieti non ha meritato di più, perché i numeri dicono quello, sia di campionato sia nella partita stessa, però ci sentiamo penalizzati in alcune decisioni che ci pregiudicano anche il proseguo del campionato, visto le difficoltà che abbiamo e, come dicono i nostri colleghi, li fanno venire da fuori, forse è meglio tenerci nostri.